Ciao a tutti, io sono Cinzia e sono tornata. Dopo una decina di giorni nella patria di YouTube, cioè Milano, e eccomi qua, tornata con questo video dove non faccio niente. Semplicemente avevo voglia di farvi sapere che non sono sparita, che sono ancora qui, sono viva, vegeta e niente. Ho detto, voglio fare un video, prendo la telecamera, metto lì davanti e parlo, chiacchiero un po' con voi. Ciao. Vi guarda, vi guarda. Ca! Bello. Vi dicevo, sono stata a Milano per circa 10 giorni, 9 giorni, una cosa del genere, per andare a trovare mia sorella, ma con la scusa mi sono fatta un giretto di Milano e dintorni. Sono stata appunto al centro di Milano, sono stata al centro commerciale Jerese. Ho fatto acquisti da Primark, ci voleva, cioè sono a Milano, una siciliana va a Milano e non va da Rese, non va da Primark, no, dovevo andarci per forza. E quindi ho fatto degli acquisti. Comunque poi vi farò vedere quello che ho comprato. Vi farò vedere anche il vlog della mia vacanza a Milano. Vi aggiornerò un po' su quello che è successo in questa settimana, queste due settimane. Sono stata anche a Pavia per tipo 2 ore. Vabbè, comunque. Era l'ultimo giorno, dovevamo partire, avevamo la mattinata libera, anzi mezza mattinata neanche tutta. E quindi abbiamo deciso di fare una scappata a Pavia. Ed è davvero bellissima, cioè ho visto Pavia, appena sono entrata a Pavia, viale alberato, bellissimo, tutto verde, tutto stupendo, fiori, bello, ho visto il castello, che non mi sta venendo come si chiama, e ho visto il ponte coperto, poi basta, ho visto solo questo. Però mi è bastato sinceramente per capire che è davvero bella Pavia, bella. E dopo dove sono stata? Ho visto i Navigli, che avevo già visto, poi ho preso l'aereo, aiuto, io ho paura di volare, cioè ho paura dell'aereo, ho paura che possa succedere qualcosa da un momento all'altro in quell'aereo, possa cadere o possa succedere qualcosa a me sopra l'aereo, in quel caso che cosa fanno? Cioè un soccorso o qualcosa del genere c'è? Non lo so, comunque... L'andata l'ho fatta sola, ero sola sopra l'aereo, era la prima volta che viaggiavo in aereo da sola, però fortunatamente il mio telefono mi ha salvato, ho messo la pendrive collegata al telefono, non cosa ho visto, un cartone che non mi sta venendo come si chiama, Arlo, quello del dinosauro, vabbè comunque è bello. Ho pianto pure. Se non l'avete visto, Arlo mi sembra che si chiami. Il viaggio di Arlo. Come si chiama? Questo è Arlo. Bellissimo. Mi ha fatto commuovere. E al ritorno invece ho visto Page Master. Chi conosce Page Master? Da piccola lo vedevo sempre, proprio sempre sempre. Ero fissata con questo film cartone dove il protagonista è Kevin, quello di Mamma ho perso l'aereo. Non mi sta venendo il nome dell'attore, quello che si è perso strada strada, poverino. Comunque, chi conosce Page Master? Me lo scriva giù nei commenti. Bello Page Master. È vecchio, davvero vecchio. Però è bello, se lo facessero in Blu-ray sicuramente andrebbe forte anche adesso. Vabbè, comunque, dopodiché cosa ho visitato? Sono andata da Wok, da precisare che ho assaggiato per la prima volta il sushi, oddio.
diciamo che non è, non lo so, non l'ho capito bene. Non lo so, non è nei miei gusti. Boh, forse l'unico è quello, non so come si chiamano, no? Proprio te. Il riso con il salmone di sopra. Ho amato, che conoscevo già, le nuvole di, se non sbaglio, di gamberi, quelle nuvole bianche, quelle cose bianche tipo patatine, buone, quelle buonissime. Però il sushi e tutte queste cose non mi hanno fatto impazzire. Però il wok mi piace. Ho mangiato la torta alla meringa, oddio, buonissima. Ho fatto uno strappo alla regola quella volta. Certo, sei in vacanza, mangi po' di più rispetto a quando sei a casa e puoi fare la dieta tranquillamente. Però ho perso 4 kg. Sarà che ho camminato tanto, ma tanto. In un pomeriggio abbiamo fatto 10 km quando siamo andati al Duomo, dove ho anche incontrato i The Show, poi vedrete nel vlog. È davvero la patria di YouTube lì. Ho intravisto anche Leonardo De Carli, era al centro commerciale di Essago, non l'ho potuto disturbare, ero con i miei, passava di lì. Però i The Show li ho dovuti disturbare, volevo una foto con i The Show e l'ho fatta. E quindi niente, questo mi sono fatto anche passato. Cioè, tutti i centri commerciali li ho girati tutti io. Sono stata al centro commerciale di Rese, al centro commerciale di Assago, al Fiordaliso, che è quello di Lozano, e quello di Bergamo, che è quello vicino all'aeroporto, che si chiama Oreo Center, forse. Potrei anche sbagliarmi. Comunque ho visto anche quello. Tutti i centri commerciali, tutti io. E prima di partire a Milano sono stata alle porte di Catania, perché li dovevo girare tutti i centri commerciali. Tutti. Poi che cos'altro? Un'altra cosa, ho deciso di mostrare al mondo i miei iscritti, perché sinceramente adesso ne vado fiera, perché sono 800, quindi cioè, perché non andarne fiera. Spero quindi che non sia così come mi aspetto, cioè che non vi basiate sul numero degli iscritti, ma sul contenuto, sulla persona. Quindi sono simpatica. Non sono simpatica. Va bene. Niente, io devo andare a lavorare. Oggi ho da fare delle fotografie per un compleanno. Ci rivediamo con i prossimi video, che saranno i vlog a Milano sicuramente e gli acquisti al centro commerciale di Arese, soprattutto da Primark, perché non avevo molto spazio e quindi dovevo limitarmi. Mannaggia a me. Sapevo mi portavo soltanto la valigia vuota e compravo tutto là, perché davvero... Va bene, mi sto dilungando di nuovo. Ok, ne riparleremo durante il video degli acquisti. E niente, vi saluto, vi mando un bacione e se volete essere salutati in un video fatemelo sapere giù nei commenti, perché mi farebbe piacere. Avevo avuto una richiesta da una ragazza per essere salutata, ma non trovo le mail, non trovo questo messaggio. Avevo avuto problemi di connessione, avevo cliccato sul commento ma non so dove sia finito. Quindi se stai guardando questo video e mi avevi chiesto di salutarti, ti saluto, perché ci tenevo a salutarti, solo che ho perso i commenti, perdonami. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace, questo sempre. Se vedete, si vede la lavagna. Ho comprato questa lavagna da Primark e c'è scritto iscriviti. Aspetta. Non puoi non farlo. Devi iscriverti. Iscriviti. Al prossimo video.